Ciao Buggati, benvenuti a questo nuovo video commentary. Questa volta non commenterò una partita mia, ma una di Andystook, che fa sempre parte del nostro team. Durante questo match vorrei anche esporvi quello che penso io sulla nuova patch che deve uscire, 11.1, cioè 1.11 di Uncharted 3. Innanzitutto hanno detto sul sito che deve uscire circa, non hanno dato una data precisa, dovrebbe uscire verso la fine del mese. Poi nuovamente hanno saltato un numero, quindi da 1.09 siamo passati a 1.11. Loro dicono che perché c'era che la 1.10 aveva poche modifiche, allora sono saltati direttamente alla 1.11. E allora tanto valeva chiamare la 1.11 1.10, no? E andare in ordine. Però vabbè, l'importante è che alla fine facciano i cambiamenti. Comunque, tra le cose più importanti che hanno messo, troviamo nuovamente la modalità eliminazione, che per chi non lo sapesse, chi non ha giocato ad Uncharted 2, è una modalità che va a round e si fanno, se non sbaglio, 3 round, e chi vince 2 round su 3 vince la partita. Però la differenza da un deathmatch normale è che se tu vieni ucciso, cioè in pratica comincia e tu ed è come un normale deathmatch, però appena muori tu non puoi più andare avanti con non puoi più fare niente, devi aspettare che finisca il round. Quindi hai una possibilità sola di vincere. Però nel frattempo tu puoi guardare gli altri, sia i tuoi alleati che i tuoi nemici. Almeno su Uncharted 2 era così. Poi non so se hanno modificato qualcosa. E a me piaceva abbastanza, anche perché ti fa imparare di più, diciamo, ti aiuta a imparare a non farti beccare tanto, a riuscire ad essere più bravo a non morire. Poi aggiungeranno il lab, che secondo me è spettacolare. Poi hanno messo la prima modalità che mettono è Bolt e pistola a pompa. E secondo me sarà una figata, giocherò soltanto lì perché adoro il Bolt. Già l'avevano fatto in Uncharted 2, avevano fatto un sacco di modalità divertenti, tipo solo RPG, solo Dragon. Qui c'era solo fucili a canne mozze, solo granate, non ho neanche fatto, era una cosa impossibile da giocare. Tipo partivi con 99 granate, era impossibile. Non riuscivi a fare più, era veramente difficilissimo. Non hanno aggiunto di nuovo neanche questa volta i livelli nuovi. Da quanto ne so io, in origine i livelli dovevano essere 4 retaggi e non 3, fino al 75. Fino al terzo, 75 terzo retaggio, poi resettavi e riandavi non solo fino al 75, ma fino al livello 100, in cui il livello 100 dovrebbe avere il disegno di un teschio, a quanto c'è scritto su Uncharted Wiki. Poi non so dove abbiano preso questi loghi, e non so se sia vero, però tutti quanti chiedono nuovi livelli, anche perché ormai siamo tutti, cioè siamo quasi tutti al massimo, ci è voluto niente a salire al massimo. Su Uncharted 2, prima di arrivare al massimo, io non ci sono mai arrivato al massimo. Sono arrivato a tipo 14-15 dei numeri romani, che è già un bel po'. Un'altra cosa che hanno aggiunto, che non so bene cosa sia, ho visto nel video, mi sembra un po' inutile. Message of the Day si chiama. Per chi ha giocato Uncharted 2 lo sa, all'inizio quando entravi sul multiplayer compariva una schermata che ti diceva benvenuto in Uncharted 2 multiplayer, quattro cose, tipo visita il sito, cose così. Completamente inutile, andavi avanti e basta. Se lo fanno così di nuovo, è completamente inutile, potevano benissimo evitarselo. Se magari ci scrivono qualcosa di utile, tipo aggiornamenti, robe varie, e lo tengono aggiornato seriamente, allora può essere qualcosa utile. Poi hanno detto che aggiungeranno parecchie impostazioni per la modalità personalizzata. Tipo, se non ricordo male, hanno detto che mettono la possibilità di abbassare la vita, tipo c'è la percentuale, puoi metterne di meno. Poi puoi scegliere il tipo di modalità, come in Uncharted 2 che c'era solo RPG, solo Bolt, che quando si è Bolt non c'era, vabbè, c'era il Dragon, solo tutte queste modalità qua. In pratica erano la maggior parte delle modalità della la maggior parte delle modalità del lab erano messe su quello. Poi si potrà cambiare il tempo di respawn, se ci si può respawnare vicino agli alleati. Sprinting toggle, leggo, penso che sia se puoi usare la sprint o no.
Poi puoi scegliere se avere la kickback oppure no, cioè la riscossa, se avere potenziamenti o no, e se puoi rilanciare la granata indietro oppure no. Altre cose che hanno aggiunto, se ti si disconnette la play, cioè o se cade la connessione o ti si spegne la play oppure abbandoni tu, la partita viene contata come sconfitta. E secondo me ci può stare, però, cioè, ci può stare se tu abbandoni, se ti si disconnette. Sì, potresti anche farlo apposta, non lo so, a farti disconnettere, però non so se ha molto senso contarla come sconfitta. Comunque, poi un'altra cosa che hanno messo, le morti e le uccisioni non contano se giochi a saccheggio o obiettivi. Io pensavo che fosse già così, doveva essere così dalla 1.5. Comunque, vabbè. Hanno fissato un bug che non so che. Quale bug sia che accadeva con la versione del gioco Game of the Year Edition europea, quanto c'è scritto. Poi hanno abbassato i metri della medaglia. La medaglia, come si chiama in italiano? Occhio di falco. La medaglia Occhio di falco è stata abbassata da, invece di 70 metri come era prima, devi fare 3 kill da 70 metri col cecchino. Adesso si rifà, bastano 50 metri. Ed è buono direi, perché cioè fare la kill a 70 metri, tipo io l'ho presa una o due volte, quella medaglia lì, facendo kill dal museo. Io ero dalla parte della mappa, proprio la più lontana, quella verso il mare, puntando verso il balcone all'opposto completamente. E fare 3 kill così ti dava la medaglia. E poi hanno messo una cosa che a me ha dato abbastanza fastidio, cioè hanno tolto l'introduzione di pista aerea e l'altra è Londra, è il treno. Almeno, ancora non ho capito se. Allora, sono sicuro che tu nella personalizzata adesso puoi scegliere se avere quella intro oppure no. E questo mi sta bene, ok. Però non ho capito se in deathmatch normale c'è o no. Qua c'è scritto che sono now are listed with no intro variation. Quindi sono nella lista mappe senza la intro, teoricamente, da quanto ho capito. Quindi significa che l'introduzione della mappa pista aerea, quindi la parte dell'aereo e la parte del treno, non ci saranno più. Secondo me, boh, io non è che amavo tanto quella parte, mi piaceva più tanto. Però è sbagliato perché era buggata e laggava paurosamente, andava tutta a scattoni, ok. Allora, innanzitutto nella beta non laggava. Quindi hanno fatto qualcosa, hanno fatto danno e adesso lagga. L'unico difetto che dava nella beta era quello di spostare le granate. Cioè tu lanciavi la granata per terra in un punto e la granata esplodeva più indietro perché l'aereo stava andando avanti. C'era qualche bug di questo genere. Comunque è stato fissato quello, ma adesso l'aereo va a scattoni, lagga, succedono delle cose allucinanti, ti butta fuori, vedi tutto nero, non vedi niente a volte, di tutto e di più. E allora ovviamente cosa fanno? Lo tolgono, ma che cacchio? Possibile che non hanno tempo di fissare cose del genere? Avete fatto uscire sto gioco? Avete dato la data di uscita un anno prima dell'uscita del gioco? Adesso vi adeguate e mettete a posto tutti i bug che non avete avuto il tempo di fissare prima dell'uscita. Cioè, a me, secondo me, dovrebbe essere giusto così. Poi non lo so. Vi ringrazio per l'ascolto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete con i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!